Lucio Pastore, docente di biochimica clinica presso la Federico II e anche group leader presso il CHANGE. La sua specializzazione la vede particolarmente attivo per quanto riguarda le tecnologie legate alle attività con le biotecnologie. Proprio a questo aspetto, quali applicazioni possono avere le biotecnologie nel futuro prossimo ma anche nel presente? Ma già nel presente ci sono una serie di applicazioni che riguardano la diagnostica molecolare, quindi l'identificazione di geni alterati, di alterazioni a livello del DNA, che quindi possono portare a un'industria che può lavorare proprio sulla diagnostica molecolare. Ma ci sono anche una serie di altre applicazioni che riguardano anche per esempio quelle che sono le biomanifatture, ossia la produzione di farmaci derivati dalle biotecnologie per uso nell'uomo, quindi per uso clinico. Biomanifatture che sono ad alto livello tecnologico, e la tendenza in tutto il mondo è quella di fare contratti a parti terze per le biomanifatture, quindi l'industria della biomanifattura è un'industria sicuramente in forte sviluppo. Sicuramente anche in forte sviluppo sono le piattaforme tecnologiche, su questo credo che il CHANGE, dove io lavoro e sono come group leader e svolgo la mia attività di ricerca, si è portato molto avanti, perché già sono 5-6 anni in cui c'è lo sviluppo di queste piattaforme tecnologiche che richiedono soprattutto delle competenze di altissimo livello, e la tendenza nell'industria delle biotecnologie a livello mondiale è quella proprio di portare fuori dall'industria tutto quello che può essere altissima competenza, quindi sganciarsi dal concetto che solo la produzione di basso livello viene fatta, che so, in nazioni emergenti a costi bassi, ma anche determinate attività tecnologiche di altissimo livello che richiederebbero un impianto che non sarebbe proprio dell'industria possono essere portate fuori. E qui il ruolo dell'università e di centri come il CHANGE deve essere cruciale, quello cioè di interfacciarsi con quelle che sono le realtà emergenti e fornire questi tipi di servizi che possono portare un beneficio sia alle industrie che non hanno più necessità di mettere dentro dei servizi ad altissimi costi, e per gli enti di ricerca e le strutture universitarie che possono così contribuire a finanziarsi.